Filippo, un Perugia che questa sera ha iniziato bene, poi dopo che cosa è successo? Ma sicuramente siamo partiti forte perché andare a prenderli così il primo tempo per 45 minuti uomo contro uomo non è da tutte le squadre, ma che magari sono in un momento di difficoltà come il nostro. La cosa che non va bene è prendere un gol così perché comunque li stavi mettendo in difficoltà, non potevano creare tanto. Quindi la palla inattiva è diventata un episodio fondamentale durante il match che è andato a favore loro. Magari senza quel gol là, il secondo tempo era più facile da gestire la partita, si poteva fare qualcosa di più. Quindi è comunque un errore nostro, ci assumiamo le colpe, però abbiamo dato il 100% oggi perché il secondo tempo eravamo stanchi, non c'era, abbiamo dato tutto quello che avevamo. Come stai vivendo questi momenti di ritiro e soprattutto in previsione della prossima gara che è domenica, sabato con la Salernitana? Come vi state preparando? Ma da sabato siamo in ritiro, quindi abbiamo la possibilità di confrontarci più spesso tra compagni, tra staff tecnico e società per limare, per sistemare tutti i nostri difetti. Sicuramente in questi giorni abbiamo parlato di più, ci siamo confrontati per migliorare. Quindi adesso sabato la prepareremo sempre al meglio per cercare di svoltare da questo momento negativo. Grazie.